E siamo dentro, ragazzi e ragazze, parliamo nerd, siamo qui nel nostro secondo episodio in compagnia di Freyer e Ovviamente Aldo. Made of Scare. Signore e signori, quest'indie che abbiamo già fatto una breve introduzione nel primo episodio e l'abbiamo iniziato, ci è piaciuto, non abbiamo praticamente capito nulla fino adesso. Devo dire che comunque come ambiente, nonostante il titolo non urli al miracolo, ci sta portando un po' dentro alla trama, cercare di Sì. capire questa Elizabeth, che si è chiusa nelle soffitte dello Scare Hotel in questo ambiente molto folcloristico. Vediamo un po' in Esatto. questo secondo episodio, dai. Sì, diciamo che il primo episodio l'abbiamo chiamato prologo perché abbiamo voluto dare anche un po' il tono di introduzione, no? Come sapete, i giochi horror, il primo episodio di solito è il più noioso, cioè quello che comunque succede poca roba. Effettivamente è stato così. È un prologo di introduzione di questa rivisitazione di questo Made of Scare, di questo libro dell'Ottocento. La dama Elizabeth, che in questo gioco viene rappresentata come una ragazza intrappolata da queste persone dell'hotel che sono state praticamente impossessate dall'oscurità. Che poi dovrebbe Quindi, essere la famiglia di lei, se non sbaglio. sì, a quanto abbiamo capito, dovrebbe essere la famiglia di lei, più, non so, forse anche i clienti, i vari clienti Relativi, che certo. impazziscono. Da capire, da capire. Quindi, ragazzi, ovviamente ci immergiamo in Made of Scare, ovviamente lanciando la nostra solita e incredibile. Sigla. Allora, il menu rinizia dall'immagine praticamente da dove ci siamo lasciati. È carina questa cosa. Molto, Siamo molto fuori e intelligente. quindi continua. I caricamenti un po' lenti, infatti l'ho praticamente tagliati tutti nel prologo. Sì, per essere il 2020 veramente obsoleti come cosa, però io non ho mai avuto nessun tipo di problema nei caricamenti lenti, sinceramente, non mi è mai No, interessato. soprattutto quando giochi in compagnia, che comunque, cioè, anzi, ti dà quella pausa giusta per poter commentare quello che è successo, capito? Quindi è quasi comodo. Ok. Ci sistemiamo perché qua la situazione al di fuori potrebbe essere molto interessante Ed eccoci per voi, ma all'esterno. non per me. Abbiamo notato che comunque il gioco non ha quei punti vuoti dove poter andare a raccogliere magari No. qualche oggetto, c'è pochi collezionabili, comunque sarà più che altro di storia. Ecco. Allora. Quindi Ah, bene, bene. abbiamo già la ronda. Quindi se Un io po' sto alla Plague chinato, Tale Innocence, se non sbaglio. beh, vediamo quanto sentono. Beh, Allora. probabilmente non sentono proprio, cioè non ti vedono proprio neanche a un centimetro, No, quindi è non mi solo. vedono, però voglio capire se chinato e anche muovendomi in questo modo loro sono tranquilli. Non devo ovviamente, vedi, ci sono queste cose. Potresti sbattere Esatto. probabilmente. Forse dovresti tapparti il respiro? Voglio testare perché voglio capire il videogioco più che altro. Diciamo che a 3 metri non ti sentono neanche No. col bisogno di Ah, attapparsi la ecco. bocca. Esatto. Il fumo del. Ok, però ero. Allora. Non mi pare. Fortunatamente non sembra che puoi No, sbattere a degli il oggetti. fumo rompe il cazzo. Allora. Sento voci dei crimini commessi dalla famiglia Williams. Troppi fatti suggeriscono che non siano persone oneste. Il leader di questi criminali, Jebediah Williams, il capofamiglia. Sono molto più che umili, ma abbienti pescatori. È inusuale a sospetto. Sono certo che ci sia la loro mano dietro la sparizione delle navi attorno a Scare Island negli ultimi anni. Povere anime sacrificate per ingrassare i loro portafogli. Nascosto sulla loro terra scoprirò la verità. Queste voci avranno di certo un fondo di verità. I Williams sono una famiglia di trafficanti, sciacalli e assassini.
smaschererò e tutti scopriranno la verità. Quindi la famiglia Williams aveva dei problemini. Sì. Da capire in realtà chi è che ha fatto queste ricerche. Esatto, non era firmata la... Qua c'è... Oh, mamma mia, corpi appesi. Parecchio Ma in poi... alto poi, Infatti, stavo dicendo la stessa cosa. Cioè, eh. Lui non credo sono che arrivi fino a grossi. qua. Eh sì. Comunque, quello che ha spaccato il tizio sul vetro era enorme, era Era molto più grosso di abbastanza questi qua. massiccio. Allora, abbiamo sorpassato agevolmente il primo. Io cammino sempre così perché non vorrei... Beh, sarebbe apparso qualcuno. Allora... Da Gebedaia. Ok, questo è il falò che Sì, il falò che rompe il cazzo interrompe perché... la strada. A destra non c'è nulla, fortunatamente. Allora... ho capito, Madonna santa, ma che sei asmatico, non riesci a resistere di fronte a un fuoco? Che Sì, cazzo? Oh, de puma o era un No, gatto? de cane, era il Ah, cane. de cat cane. Il No, no, cat no. cane. Porco Giuda. Allora. No, non entrerei. Infatti volevo vedere... All'esterno ho chiuso. Il nulla? Va bene. Questo ritossisce, quindi fammi fa così. Certo, un po' demente questo che tossisce ogni falò, eh. Allora. Qui Il cimitero. siamo Bene. proprio nella zona più tetra proprio... Certo, questo Sker Island mi sembra proprio Una merda. perfetto per questo genere di cose. Non c'è un punto dove scavare o raccogliere. No. No, veramente... Poi con queste texture offuscate per la grafica non c'è nulla proprio da capire. Oh, buono, Ah... buono, eh. Vabbè, per fortuna che non abbiamo attivato prima... Ah, Ah, ecco. eccolo. Beh, certo. Oh. Ecco alla Prudence Addirittura col Williams. bastone? Questo è il capo. Si è girato indietro. Come cazzo ha fatto? E adesso? E adesso so cazzi. E questi ci Mamma mia, sta piano. proprio qua davanti. No, Questi ci piano, te lo dico io. no. Per forza. Adesso tornerà in game. Siamo proprio dietro la lapide. Oddio Calla. mio. Con la bombetta. No. Alla Rorschach proprio. Ah, Madonna. Ma però stai zitto. Calla. Oddio, oddio, oh no, No, sono nella sì, buca, vabbè. ho capito, è per forza, per forza. Nella Era una terra di Blair Witch fossa, siamo finiti. Che sì, non ci è, Madonna. voleva, Ecco. non ci voleva. Braccio devastato. Ovviamente lui non scende, ah, c'è entrata una scheggia. Aia. La caduta Guarito. ci ha reso un po' malconci, eh. Però c'è un altro passaggio addirittura sotto la tomba, assurda come cosa. Perché qua sta casa puzza. Catacombe, catacombe. Gebedaia. Ah, lettera al culto. Cari fratelli e sorelle, l'Alto Consiglio dei Silenti vi invita a venerare il canto. Fonte del nostro potere, insieme otterremo il controllo totale. Portate con voi un'offerta in carne e ossa per sacrificarne l'intrinseca debolezza. Per unirvi a noi, non dimenticate i vostri indumenti da silenti. Prendete
per proteggervi dalle deboli sanguisughe del sacrificio. Nostri adorati discepoli, Prudence si è offerta per la posizione di sacerdotessa. Inutile dire che è un grande onore per tutti noi, fratelli e sorelle, la posizione diverrà ufficiale durante il prossimo raduno. Silentemente vostra, Jebediah Williams. Quindi Prudence in realtà poi è morta, però, perché c'è la lapide. A quanto pare sì, e lui dovrebbe essere Jebediah, sì. Tra l'altro. Porta verde, quindi c'è il salvataggio. Non capisco perché non sei entrato. No, mo entro, stavo a vedere se si andava avanti. Ok, porta verde, ormai abbiamo capito che è salvataggio. E salviamo così. That's all well and good you saying that, but I don't see why I shall need your assistance. I like it less than you. I have other jobs need attending, but your father insisted. Make sure she practices. She must be ready. His very words. E che sia pronta Elizabeth. Be ready for what? This here contraption is spinning. So go on with you. Start your singing. He said be ready for what? Well, how should I fucking know my brother's mind? Fucking hell, lass, are you bloody well gonna sing or what? Fine. Quindi praticamente lei ogni registrazione del grammofono, sì, è un pezzo di storia. Allora, no. Qua questa è proprio una, sì, esatto, un niente. C'è una scala da aprire in seguito, sarà, sì, uno shortcut. Beh, vabbè, diciamo che qua dentro, attenzione. Qua c'è un altro, stiamo arrivando, bene, a un altro tamburo, perché sentiamo il canto vicino. Il canto della sirena, quella era una mega gabbia, mega per uccelli. Qua. Sì, c'è il gas. Voglio capire se c'è qualcuno, non mi sembra. No. Okay. Probabile che sia una stazione. Ti è Isaac. Reso conto della HMS Providence. Leggi tu, va. Il 3 febbraio del 1847 la tempesta del secolo si è abbattuta sull'isola la scorsa notte. Gli uomini dicono di aver avvistato un vascello al largo della costa e mio padre ci ha ordinato di estinguere le fiamme del faro. I presenti hanno riportato che una nave si è arenata sulla costa in pietra, a est di Scare Point. Sono rimasto incredulo alla vista delle dimensioni di quel vascello. Il nome inciso su una placca a babordo, HMS Providence. Seguendo gli ordini di mio padre, i miei uomini hanno trasferito i resti della nave nella caverna sotto Scare Point. Aha. Abbiamo recuperato il recuperabile, tutti gli oggetti di valore e soprattutto il contenuto della stiva. È stato scoperto qualcosa nel relitto sepolto nella stiva, qualcosa di mai visto prima. È vivo e in uno stato pietoso. Madonna. Mio padre ritiene sia una fortuna che sia troppo debole dal momento che cerca di cantare. Madonna mia! Scaricando la stiva, alcuni degli uomini hanno cominciato a comportarsi in modo bizzarro in presenza della creatura. Il suo canto sembra avere uno strano effetto su di loro e a discapito della sua debolezza. È estremamente affascinante, prenderò appunti. Mio padre invece sembra preoccupato. Sembra che la creatura attiri le prede cantando, divorandole per sopravvivere. Mio padre comincia a vedere il potenziale della bestia. Chissà cosa potremmo ottenere se imparassimo a controllarla. Praticamente sono le sirene. È uguale, esatto. Dell'Odissea. Mio padre ha cominciato a usare la creatura sotto Scare Point, incatenata al faro per attirare altri vascelli. Il guadagno, esatto, derivato dai naufraghi continua ad aumentare. E ho ideato un modo per sfruttare ulteriormente questo potere, con l'aiuto della mia amata Prudence. A tempo debito presenterò l'idea a mio padre per ottenere la sua benedizione. Quindi Isaac Williams... Hai capito Williams, che ha fatto Isaac ma Williams? Ma pensa che roba! Quindi la cioè moglie lui ha utilizzato il metodo di Ulisse, che abbiamo, sì, conosciuto, sì, con, sì, Ulisse, sì, no? Delle sirene che facevano, però, appunto... Fammi capire la parentela, perché è un po' sbagliato, perché Isaac dice che Prudence è la moglie,
Quindi sulla lapide il cognome è quello del marito, Prudence Williams, no? Perché Isaac fa Williams, quindi probabilmente è figlio di Jebediah, che è l'alto È figlia di sacerdote. Jebediah e Prudence, probabilmente Prudence è la moglie di Jebediah. Eh no, dice Allora. che è sua moglie, Isaac dice che Prudence è sua moglie. Infatti vedi dietro c'è pure il casco vichingo, quindi hanno Aspetta, trovato un bel dov'era che po' di c'era roba. scritto di Prudence? Verso la fine. Scare point. Con l'aiuto della mia amata Prudence. Capito. E quindi sarebbe la ragazza di Isaac Williams. E allora la cognata di Jebadiah, Sì, da capire. esatto. Potrebbe anche essere un fratello Jebadiah. Quindi qua Ci dovrebbe stare la dove. nave. Ah, la gabbia dove teneva la sirena, Ah, è chiamiamola vero, è sirena. vero. Questa è o è la scala. Ah no, ok, è partito il carrello. Quindi ci farà sicuramente spazio. Allora, aspetta. Questo che cosa sposta? Il carrello? Voglio capirlo. Voglio capire pure se. Non so che cosa hai fatto però. Sto spostando un carrello. Ora viene qua. Ah, ok. Però lo sposterà perché ha sentito Ok. rumore. Buono. Tutte e due? Sì. E là non potrai comunque passare ugualmente. Quelle Ho sono attivato qualcosa. per la luce. Stanno tornando, guarda. Te l'ha dato? Non me Sì, sono reso conto. uno sportello l'ho aperto. Un Non capisco fusibile? perché questa è Eh no, ma bloccata. adesso è Ah. acceso. Ok. Dovrebbe far rumore. No. Gli è fregato un cazzo. Buono. Ottimo. Però Come attivo il tutto? dici che questo è un montacarichi, eh? Ma porco Giuda, dai. Come lo attivo? Ah, eccola. Con la maniglia. Buono. Giustamente stiamo nel 1800. Sì, effettivamente. Allora, qui abbiamo proprio una sala. Un'altra delle tante sale dove possiamo trovare, ovviamente, tipo. Tipo una cura. Sì, ma anche uno di quei pignoni d'ottone, no? Tipo Cerbero, quelli là che dovremmo inserire. Già c'è un oggetto dietro. Aspetta prima di tirare dannazione. Eccolo. Ok. Tiè. È bellissimo, è la Molto. Madonna. Questo comunque da questa porta qui la setta era abbastanza avanzata, Da sta porta so cazzi, infatti. eh. Certo, una porta che dà sul nulla, sul bosco, non siamo entrati in nulla. Da su tipo sembra, sai, il bosco di Bloodborne quando entri con la parola d'ordine, no? Sì. Temi il sangue antico. Stessa cosa. Però abbiamo trovato un altro collezionabile. Che penso siano gli unici che potrei trovare in giro qua. E oltre alle lettere, ovviamente. Attenzione, c'è Strano un che canto, eh. quella stanza mi sembrava. Oh, che cazzo. No! Che cazzo è? Sembra lava. Oh, Madonna, che brutte le foglie. Cioè? È il sacrificio?
No, gli sta dando da bere qualcosa, però. Capisco cosa. Ah, questo è quello di prima. HH, è quello. È l'ultimo cliente arrivato. Forse è l'investigatore. Quello che sta investigando sulla famiglia, potrebbe essere. Oh, mortacci tua. Mortacci tua. Ha preso fuoco il tipo, però, eh? Ha preso fuoco, sì. Ma questa è la realtà, le fiamme nel bosco, o è un sogno nostro? Non lo so, sembra la realtà, però. Ricordiamoci che stiamo sempre nel mistico. Cane. Madonna. Mortacci. Stronzo che si è sbucato dal nulla. No, è interessante capire. La storia è molto interessante. Chi è quello che è venuto prima di noi? Perché in realtà poi noi non siamo nessuno, siamo semplicemente partiti per arrivare a Scare Island per Elizabeth. Esatto. Ma c'era qualcuno prima di noi che sapeva tutto. Che era probabilmente il detective, quantomeno. Esatto, perché probabilmente è così. Probabilmente lui è quell'HH che abbiamo trovato la carrozza fuori. Ed era lo stesso tizio intrappolato in quella stanza che urlava e cercava aiuto. E probabilmente è l'investigatore, quello che voleva cercare di smascherare la famiglia Williams. Probabile. Comunque, sì, lo vedo, rossa, c'è ancora il fuoco. C'è ancora. Allora. Loro sanno che siamo qui. Sì, l'hanno capito, ma chiaramente con la tenebra non possono vedere nulla. No, c'è sicuro un oggetto da raccogliere. Qui si salva? Dietro. Si va avanti. Si salva. Si va avanti. Ah, si richiudono le porte dei salvataggi. Ok. Un fonografo. Vediamo il quadro. È proprio loro. Ah, vedi? Get this down somewhere. My father does not know that I'm making this recording, but I need to confide in, well, in you, Mother. He has been pushing me more and more in my lessons to sing as you once did. But there is something else. There's a mania to his actions of late. He seems consumed with his latest scheme to revive the hotel. But it is more than that too. Certo che c'è qualcos'altro. Both he and Abraham have been so agitated of late, and they argue more than before. I overheard them in heated discourse over a guest who had disappeared, I assume without paying. My father was furious that there was nothing that could be salvaged from it. And Mother, you have never heard such language. I know our finances are dwindling, and his heart is set on restoring the glory days of Scare Hotel, but he sets so much on my shoulders. I'm not sure if I can do it, Mother. I'm not sure if I can. Ma non è che la madre. Capito? Allora aspetta. Non è che lei, questa Elizabeth, è stata in qualche modo, come posso dire, addestrata a riprodurre il canto che avrebbe attirato le persone allo Scare Island per far guadagnare di nuovo? Allo Scare Hotel, ovviamente. Allo Scare Hotel? Sì, ma potrebbe. È così. Ma la madre di lei, in realtà. È Prudence, dici? Non lo so. Vuoi scommettere che la sirena te l'ho buttata lì? No, spero di no. Non credo. È proprio lei. Abram, vabbè, non sappiamo chi è, però secondo me la nave comunque non si distacca tanto il vascello dallo Scare Hotel temporalmente, dopo che ha fatto impazzire tutti quanti è iniziato questa storia delle sparizioni. Allora, è vero, però secondo me è lei, è questa Elizabeth che sta cercando e l'allenavano a riprodurre il canto della sirena perché forse i parenti suoi, il suo nonno, chi che sia, aveva lucrato sulla situazione della creatura. Esatto. Oh, e questo? Questo sicuro ti fa tossire. Mi fa tossire.
E lui è un gran pezzo di merda perché non sparisce. Allora. Non lo vuoi respirare? Allora. Sicuro ci ritroviamo. Vediamo se passa qui, perché tanto comunque... spero di no. A un metro non ci vede. Dove pensi che dobbiamo andare? A sinistra? Tanto si ricollegherà. Allora. Mi sembra abbastanza grande l'ambiente. Chiuso? Porca puttana. Lo vedi che dovevi girare direttamente? Ah! Mo sono cazzi. Non lo so. Mettete qua dentro. Nah, credo che ti vede comunque. Allora, aspetta. I silenti. Ok. Gira di dannazione. Scriptato in culo, eh. Vabbè, oh. Probo. Oh, cazzo, sta. Ci ha pensato, allora, un attimo. Aspettiamo che lui rivada su. Ma assolutamente sì. C'è sta anche un po' di gotico mistificato dentro, con queste. La cifra, hai visto, con queste statue, angeli... esatto. Di angeli o comunque dame in depressione, in drammatiche, sì, pose drammatiche. Non mi dire che okay. Si apre anche quella? Ah, ok. Oh. Ok, finalmente una cazzo di mappa. E va mappa bene. Del giardino, praticamente. Sì. E si può uscire, ovviamente. Elizabeth, dici qualcosa. Elizabeth, sei ancora lì? Thomas, yes, I'm fine. But I feared the worst had happened. You were gone so long. I dreaded that you'd been taken too. Hanno torturato quell'uomo, Elizabeth. Un osceno rituale. My God. Dear Lord, have mercy. What are they trying to do? That poor, wretched soul. You must be on your guard, Thomas. You can't let them catch you. Continua a vedere un cane. È tipo uno spirito, certo, guida. Certo. That must be Calliope, my late mother's dog. I'd so hoped she was safe. I had good reason to suspect that my uncle had disposed of her. It is so good to hear. My uncle, eh? My uncle, quindi probabilmente lo zio. Sì, lo zio sarà Jebediah. O Jebediah o. Oh! I mortacci tuoi! Calliope! Ha detto Calliope de merda. Mortan guerrieri a te. E quindi bisogna uscire da qua e andare giù in fondo al salvataggio. Qua c'è il salvataggio. Sì, io direi di finirla qui. Sì. Vediamo questa sala, qualche oggetto sicuro lo prendiamo. Le ampolle di velino alla lavanda, vedi il fumo. Quello che stava facendo lui. Il gas viola è più potente, ottiene presenze in tasse e polmoni, che sia d'aiuto per il rituale. Piani di Isaac. Ci deve essere una risposta, un modo per piegare la canzone al mio volere. Possibile che quel fanatico ubriacone di mio padre avesse ragione. Vedi Isaac, figlio di Obadiah. Venerarla è l'unico modo per controllarne il potere. La farò cantare per me. Vive solo perché glielo concedo. Perché io e mio fratello la nutriamo. Quindi il fratello è Abram. Buono. Attenzione. La mira di Assassin's Creed. Il
frutto dell'Eden. Nel frutto dell'Eden, vedi pure dietro le palle. Equipaggialo addirittura. Oh! Dannazione, sono tre di tutti. Perché lo dovrei usare? È il momento di ottenebrare i sensi, vai! Proviamolo. Aia! Oh! Non possono mai entrare qui. Oh, buono. Salviamo, salviamo. Ottimo, ottimo. Storia veramente bene. Figa. Abbiamo trovato pure il modulatore sonico. Sentiamo che ci dice il grammofono. Piange e basta? Infatti, vorrei capire come si equipaggia e disequipaggia. La palla te l'ha fatta provare subito, se no non sarebbero entrati direttamente in stanza. No, infatti. Ok, va Beh, bene. Io la chiuderei, abbiamo fatto un bel po' di strada, ci siamo inoltrati un po' più nella trama, non c'è che dire, non c'è più cose più importanti da dire, devo dire che comunque carino. Carino a livello di trama, molto carino. Abbiamo commentato anche molto nel gioco perché effettivamente ogni nota scritta aumenta. Era interessante. La conoscenza esatto della trama. È stata molto figa tutta la questione della nave, della scoperta, quindi dell'origine di questo canto, che quindi è praticamente il canto della sirena che noi tutti conosciamo da mitologia. Studiata dalle scuole, esatto. Quindi prende spunto da questo, però lo mette in veste gotica, ovviamente un po' anche dark, no, se vogliamo. Ragazzi, che dire, questo è stato il primo, effettivamente primo episodio, perché se consideriamo il precedente, il prologo, questo è il primo di Made of Scare. Mi raccomando, come al solito, perché no, mettete un mi piace se volete supportarci, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita, e noi ovviamente vi ricordiamo i soliti link, tutti quelli sotto in descrizione eccetera eccetera eccetera, ma tanto li sapete già, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.